sarebbe ci sia degna. Non è così. Lo sarebbe ci è. Anzitutto ricordate cos'è per ci. Per ci è un'altra nozione. Punto. Però non c'è la velocità, eccetera. Si è scoperto che facendo per ci uno sta anche meglio. Però si è scoperto anche che facendo la corsa campestre uno sta meglio. Poi si è scoperto anche che andando in bicicletta uno sta meglio. Si è scoperto anche che andando in montagna a camminare uno sta meglio. Insomma, il fatto che per ci faccia star meglio non è vero. Fa star bene come tutte le altre cose fatte in un certo modo. Quello che fa è che fa star bene all'interno di un'arte marziale. Che è un po' diverso da star bene passeggiando su una colonna. È un'arte marziale che normalmente farebbe male, non solo all'avversario ma anche a chi la fa, però invece fa star bene. Ma come arte marziale fa star male chi la fa? Sì, se non la fai bene. È un gioco di parole, è proprio così. Però invece che fa bene nella misura in cui voi lo sapete fare. Ed è un'arte marziale, quindi è relativo in tutte le cose a ciò che si fa. Non è diverso. Se uno va in bicicletta male, fa male. Se uno va in bicicletta bene, va bene. E c'è qualcosa di più nascosto. La prima cosa è la velocità che è nascosta. Perché il Tai Chi non ha una sua velocità. Ha la velocità dello stato d'animo e ha la velocità dell'avversario. Il Tai Chi non attacca. Il Tai Chi si adatta. Quando sono senza avversari, su cosa mi adatto? Sul mio spirito. Quindi la velocità che io utilizzerò è la velocità lenta se il mio spirito in questo momento è calmo e rilassato. Se ho bisogno che il mio spirito si muova avrà una velocità diversa e se ho un avversario davanti avrà una velocità diversa. Allora, la velocità è adattabile, prima condizione difficilissima del Tai Chi. Non so che velocità usare. Come mi devo muovere, veloce, non importa, devi sceglierlo tu in quel momento. Di certo il Tai Chi del centometrista non è stato ancora inventato, non si può fare gesti rapidissimi perché la forma richiede un suo spazio e tempo. Se io faccio un cerchio così, lo riesco a fare con tutto il corpo. Se io devo farlo veloce, devo farlo estremamente più piccolo e quindi non tutto il corpo sarà coinvolto. La velocità del Tai Chi è relativa. Relativa a cosa? La sensazione. Io faccio una sfera con le mani, disegno una sfera nell'aria e la sua controparte nell'ombra. A che velocità la faccio? La faccio così, lo fanno solo le mani. Se devo coinvolgere tutto il corpo, faccio una sfera fatta a luce, dove la testa è lavorata per prima, e una sfera fatta d'ombra. E lo scombo lì. Una velocità che mi dia la sensazione di quello che è richiesto. Se è troppo veloce non ce la faccio, se è troppo lento il cervello che è una scimmia dove devo andare? Cioè proprio si distrae da sé e perde la direzione dove va. Chi sono? E noi abbiamo una scimmia nel cervello continuamente. E sì, questo un pochino aiuta anche la corsa in montagna aiuta, zitta la scimmia, però e ci aiuta molto e questo movimento doppio, questa visione che esiste nel ciclismo, la pedalata yang con la destra e la pedalata yin con la sinistra, cioè questa alternanza di destra e sinistra e questo evitare la staticità del movimento mi dà un valore in più, lo posso fare qualsiasi cosa. Nel tennis, quando colpisco di diritto è yang, di rovescio e mio. E fare questi fossero più, sarebbe dare qualità, sarebbe tanto. Allora questo però Tai Chi lo spiega, il ciclismo ecco un punto di differenza. Entrambi fanno bene, il Tai Chi però prevede qualcosa in più, ti insegna qualcosa in più. Anche nel nostro modo di camminare abbiamo un passo in un passo in anno, anche se il corpo cerca di bilanciare. Cos'è fatto in uno spostamento? Se mi muovo con la destra, via. Non importa se bilancio neppure io. Vedete questa alternanza che Tai Chi ha rilevato? È sempre tutto composto da due cose.
c'è per differenza. Vedi quell'atleta, avrei tutta una bomba, pure io. Non importa che gli anche, dipende sempre dal punto di vista, però equilibrio. Se non c'è più questo equilibrio tra gli anche, c'è il caos, piove, nessuno sa più cosa è caos. Poi farà così, VG, assenza di polarità, di nuovo due volte. Che noi ci siamo o non ci siamo.